Per il Parco del Po e Collina Torinese il progetto Magic Landscape è una grande opportunità, perché possiamo mettere insieme in modo molto coerente un'esperienza che abbiamo iniziato negli anni 2000. Con il Politecnico di Torino e il professor Carlo Socco editammo proprio allora un volume sulle infrastrutture verdi, partendo dalla grande esperienza del progetto territoriale operativo del Po. Nel senso che la Regione Piemonte con questo strumento ha iniziato a fare quello che poi le direttive europee con le infrastrutture verdi hanno consolidato, cioè mettere insieme le reti ecologiche da un lato con le cosiddette aree più grigie, cioè le zone antropiche. L'infrastruttura verde è questo, cioè costruire un sistema territoriale che mette insieme gli usi della società, le attività antropiche, economiche, con gli aspetti della rete ecologica. Quindi, innanzitutto, quando parliamo di infrastruttura verde, parliamo di compatibilità tra le attività umane e la natura. E per noi ce ne sono tanti di questi esempi. Primo tra tutti, il recupero delle attività estrattive lungo la fascia del Po, che ha permesso di recuperare tante aree e che oggi sono diventate anche spazi per la natura. Ma il grande tema nasce nel 2012 con la registrazione del marchio Collina Po, che porta questa visione di insieme territoriale che era nata lungo il Po con Roberto Gambino e con la regione degli anni 70-80 sulla piattaforma della Collina Torinese. Questo grande cuore l'abbiamo candidato insieme al nastro d'acqua che corre intorno, che sono i fiumi e il Po, a riconoscimento UNESCO. È diventato un sito UNESCO, riserva MAB Collina Po, dove MAB sta, guarda caso, per Man and Biosphere, quindi il rapporto tra l'uomo e le attività della biosfera, le attività naturali. Questa occasione che la città metropolitana insieme ai partner, Comune di Chieri, Regione Piemonte, Enea e tanti altri soggetti hanno aperto sulla piattaforma europea ci permetterà di poter collocare sul territorio della collina di Torino e del Po quegli elementi di connessione che da tanto tempo cerchiamo. Il sito UNESCO Collina Po tra i suoi obiettivi è innanzitutto questo: abbattere questo muro mentale che ancora oggi esiste in tantissimi soggetti e anche attori pubblici, che corre sul crinale della collina di Torino. Da là c'è Torino e di qua c'è Chieri. Questa è una visione vecchia, inutile, delle volte anche con degli elementi di fragilità e di rottura di opportunità. Invece qui esistono dei grandi corridoi di connessione sulla mobilità, sulla natura, che devono essere valorizzati, e speriamo che questo intervento possa permettere di costruire questa occasione per i cittadini, per i turisti, per questa grande realtà paesaggistica che è la collina torinese e il suo fiume.